No, Made in Italy nasce come progetto, fra virgolette, balordo, nel senso che comunque è anacronistico fare un concept album negli anni 2000. Cioè, io sono consapevolissimo di come venga ascoltata la musica mediamente oggi, come oggi, no? Con una certa velocità si arriva, no, al ritornello e poi si passa ad altro. Il fatto di fare un concept album, quindi in qualche modo di chiedere a qualcuno di ascoltare un album intero per seguire una storia, è al limite della presunzione in tempi come questi. Però io mi sono ritrovato ad avere quello fra le mani, era quello che volevo fare a quel punto della mia carriera. Detto quello, a un certo punto ho cominciato a chiamare Procacci e ho detto: senti, però va bene, cioè per gli ultimi 19 anni ti sei negato perché lui non rispondeva neanche alle telefonate, cioè il problema era proprio che sì. E quindi aveva tutti questi suoi progetti, ho detto: guarda, però a quel punto fortunatamente l'album gli piaceva, no, a parte gli scherzi, a quel punto io ho visto cadere la scusa che ho sempre avuto per buona, cioè. Parliamoci chiaramente, fare film è un mestiere faticosissimo, lo è tanto, lo è almeno per me, che sono abituato in qualche modo a fare i conti con le emozioni che fluiscono. Tu vai sul palco, lasci che le canzoni escano, le canti, le vedi cantare dagli altri, ed è tutto un fluire di emozioni. Fare film vuol dire invece in qualche modo. Uso un termine bruttissimo, però che credo renda l'idea, un po' progettarle l'emozione, cioè tu devi fare in modo che una serie di pezzettini di pochi secondi riescano attraverso un processo molto mentale a produrre qualcosa che tu vorresti fosse di cuore. Io volevo che questo film fosse così. E quindi questo praticamente ha fatto sì che io mi sono riavvicinato in realtà alla regia, adesso a parte le battute, per il fatto che comunque non avevo più la scusa di non avere nessuna storia in tutti questi anni, la scusa migliore che avevo. Cioè io dicevo, io faccio film se ho una storia da dire, quindi una fatica così la evito se posso. Questa volta la storia ce l'avevo e quindi a quel punto finalmente Procacci ha risposto al telefono. Fulvia, prego. Sì.